Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni, a partire da lunedì 2 maggio, 14 giorni in realtà, fino a domenica 15 maggio 2022. Ok? Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte di guarire con le fate di Dorin Virtù stampate da My Life in Italia e poi abbiamo le carte delle fate, sempre delle fate di Dorin Virtù, che sarebbero i messaggi, ma i magici messaggi delle fate. Ok, aspettate che ho lasciato una carta dentro il pacchetto. Ok, prima di iniziare io uso fare una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele per connetterci con le frequenze angeliche della coscienza dell'Arcangelo Michele, della coscienza micaelica, per chiedere protezione, guida e assistenza affinché voi possiate ricevere i messaggi più giusti per voi e per il vostro massimo bene. Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. I miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore, della gioia più puri ed incondizionato. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione, guida e assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica. Adesso con amore vi chiedo di scegliere il gruppo A in anticipo, A, B o C. Mettete la mano nel vostro cuore e chiedete all'Arcangelo Michele qual è il gruppo più giusto per voi, perché la lettura verrà suddivisa in tre gruppi differenti. Iniziamo con la stesura delle carte. Scegliamo innanzitutto la carta dal mazzo dell'Arcangelo Michele, ecco una è caduta in terra, del gruppo A, la raccolgo perché fa parte della lettura, quindi sono uscite due carte, quella che è caduta più quella, quindi una riguarda prega e l'altra chiedi all'Arcangelo Michele per chiedere aiuto in questa situazione, quindi tutte e due rivolte alla preghiera, quindi di rivolgersi chiaramente agli angeli, alla coscienza micaelica e all'Arcangelo Michele. Andiamo a vedere il secondo, il gruppo B, ammetti la verità a te stesso e agisci di conseguenza, ok? Andiamo a vedere la carta per il gruppo C. Vediamo un po' cosa esce. La persona di cui sta chiedendo merita la tua fiducia. Bene, bene. Adesso vediamo le carte delle fate. Gruppo A. Connettiti con la bellezza, ok? Andiamo gruppo B. Indipendenza. Gruppo C. È caduta la carta. Sii onesto, sii onesta con te stessa o con te stesso. Ora vediamo le altre carte. Prima carta, connettiti con la natura, gruppo A, gruppo B, è facile che fare questo, è facile che possa arrivare quello che tu stai chiedendo o stai cercando. Terza carta, eccola qui, è volata.
Ammetti a te stesso i tuoi sentimenti, quello che tu senti, quindi fai chiarezza con te stesso. Praticamente è la stessa identica carta che è uscita nel mazzo precedente, ok? Bene, iniziamo la lettura col primo gruppo. Abbiamo detto che l'Arcangelo Michele, per le persone che appartengono al primo gruppo, sta invitandovi a chiedere il suo aiuto, a invocare l'aiuto dell'Arcangelo Michele e degli angeli, in quanto in questa situazione è necessario e utile pregare. L'Arcangelo Michele vuole sostenerti in questo progetto, in questa tua idea, in questo tuo bisogno di aiuto. Stai tranquillo, stai tranquilla, perché l'Arcangelo Michele vuole darti una mano, vuole aiutarti, ma è molto importante che tu ti rivolgi a lui con un'intenzione pura di amore, col cuore aperto all'amore, perché lui può intervenire solo in casi di estrema necessità. Quindi più preghiera, più intenzioni pure di amore, rivolgiti a lui, perché lui potrà darti una mano in questa situazione. Devi anche uscire da tutti quei pensieri negativi che ti stanno tormentando, da questa cappa oscura che hai intorno alla tua testa, perché sei veramente troppo stressato, troppo stressata energeticamente parlando. Hai bisogno di cambiare energia. È importante connettersi con la natura, è importante concentrarsi sulla bellezza della vita. Allora, prima carta, connettiti con la natura, perché ti può aiutare a uscire da questo caos energetico e mentale che stai vivendo in questo momento, e ti può aiutare a guarire la tua anima, a guarire il tuo cuore, a riequilibrarti energeticamente, a radicarti alla terra, a uscire da quello, per scendere un po' dalle nuvole, per radicare proprio i piedi alla terra, essere più nel tuo corpo, essere più concentrato, concentrata, connessa, perché per essere connessi agli angeli, per essere connessi al mondo spirituale, per essere connessi con la tua anima, è fondamentale essere radicati. Non è veritiera il pensiero che magari puoi fare, o il fatto di pensare che stare nelle nuvole possa significare stare in un mondo spirituale, perché il mondo spirituale è la porta di connessione con la tua anima, con gli angeli e il tuo sacro cuore. Per fare questo c'è bisogno di radicamento, perché è molto importante utilizzare l'emisfero destro della connessione, ma anche quello sinistro della razionalità, devono viaggiare insieme. Se usi troppo quello sinistro, non sei nel cuore, non sei nell'anima. Se usi troppo quello destro, sei troppo espansa e sei poco radicata. Invece ci vuole equilibrio. Per fare questo la natura ti può aiutare, dice l'Arcangelo Michele. Bellezza sta a significare connettiti e concentrati sulla bellezza della vita, ma sta anche a significare che tu sei un'anima bellissima, sei una bellissima donna, sei un bellissimo uomo, hai delle caratteristiche diverse, sono caratteristiche soggettive. Esci dal giudizio di te stesso e di te stessa, smettila di criticarti, di criticare l'interno te stesso, te stessa, e di criticare l'esterno, gli altri. C'è bisogno di concentrarsi sulle cose belle della vita. La vita è un dono prezioso e meraviglioso. Concentrati sulla bellezza che la vita ti sta offrendo e sii grato per tutto ciò che hai ogni singolo momento. Bene, per il gruppo A si è conclusa la lettura, iniziamo col gruppo B. Allora, per il gruppo B, l'Arcangelo Michele sta dicendo che è venuto il momento di ammettere la verità con te stesso, di agire di conseguenza. A qualche livello il tuo ego si sta intromettendo, scusate un attimino che il mio cagnolino ha bisogno un attimino. Abbiamo risolto. Quindi, tornando alla lettura, assolutamente l'Arcangelo Michele dice che devi trascendere l'ego, uscire dall'ego, essere sincero e sincera con te stessa. Gli errori che hai commesso fanno parte dei risultati che hai ottenuto, perché azioni e pensieri che tu hai avuto o fatto in passato sono il risultato del presente. Ma questo non vuol dire che ti devi punire, che ti devi penalizzare,
analizzare, che devi criticare o criticarti, non ce n'è bisogno, perdonati, non hai fatto niente di male. Il fallimento provvisorio non è un fallimento definitivo, è semplicemente imparare dall'esperienza. Quindi assolutamente puoi recuperare, hai tutte le capacità, le potenzialità per farlo. Il tuo obiettivo è quello di trovare l'indipendenza, non solo economica, ma anche indipendenza da altre persone che possano essere parenti, amici o fidanzato e fidanzata. Hai bisogno di ritrovare la tua identità, il tuo pieno potere. E questa carta è una carta che ti sta dicendo: è possibile fare questo, ok? Assolutamente puoi raggiungere questo livello. È importante lavorare tanto su te stesso e te stessa. Se hai commesso degli errori in passato, non preoccuparti, adesso che hai capito che quella non era la via, puoi cambiare direzione e riprendere, perché la vita è fatta anche di queste sfide. Ma adesso, se hai sbagliato una volta, non sbaglierai mai più, e quindi ora sai cosa devi fare per raggiungere i tuoi goal, i tuoi obiettivi. Quindi l'Arcangelo Michele, gli angeli sono con te, ce la farai, e sarà anche molto più semplice per te raggiungere questo tuo desiderio, questo tuo sogno, questo tuo obiettivo del cuore e dell'anima. Bene, arriviamo a parlare, a fare la lettura angelica del gruppo C. Assolutamente la persona. Ti sei posto o ti sei posta una domanda in riguardo a una persona in particolare. Questa persona merita la tua fiducia, questa persona è una persona amorevole e gentile, è una persona che ti è stata mandata dal cielo. Abbi il rispetto di te stesso, di te stessa, ma anche degli altri, perché se in passato sei stato ferito o ferita o hai sofferto, questo non significa che devi dubitare delle persone, va bene? Quindi questa persona è una persona amorevole e gentile, una persona che veramente ti è stata mandata per un motivo superiore. State a scoprire quale sarà questo motivo, va bene? Perché dentro di te le risposte le hai chiare, solo l'ego che si intromette e ti mette paura. Ok, assolutamente entrambe le carte parlano di essere onesti con noi stessi, quindi sii onesto con te stesso, ascolta il tuo sentire, ascolta i tuoi sentimenti, perché i tuoi sentimenti dicono la verità. Tu conosci la verità, non hai bisogno di persone esterne che ti confermino questa verità, perché questa verità è dentro il tuo cuore, è scritta nel tuo cuore. Ascoltalo, ascoltalo quello che l'anima ti sta cercando di dire, sta cercando di dirti in tutti i modi, e te lo sta dicendo molto chiaramente. Veramente, lascia andare i pensieri negativi, i dubbi e le paure. Prega, purificati, radicati. E lo stesso consiglio che abbiamo dato al gruppo A lo diamo anche al gruppo C: uscite per piacere un pochino di più nella natura. Le giornate adesso sono più lunghe, sono più belle, hai bisogno di rigenerarti, hai bisogno di pensare meno, di dubitare meno di te stesso, di te stessa e degli altri. Bene, io sono felicissima per questa lettura meravigliosa. Vi auguro questi 14 giorni di connessione con gli angeli e con l'Arcangelo Michele. Presto riprenderemo le letture settimanali, ve lo prometto. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la guarigione negli altri con le frequenze di luce. Per chi è interessato, potete fare da 1 a 4 sessioni per ritrovare equilibrio in tutti i livelli. Mi occupo di facilitare letture angeliche come connessione diretta con l'Arcangelo Michele o con l'utilizzo delle carte. Volevo ricordarvi che a partire dalla settimana del 16 maggio inizierà il nuovo percorso di coaching avanzato per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce, un percorso di 2 mesi dove imparerete tutto dalle basi a livello avanzato. È un percorso straordinario. Abbiamo appena concluso il primo corso di 2 mesi con gli studenti della classe precedente, che presto lasceranno le loro testimonianze. Se siete interessati, mandate la candidatura, però prima di farlo guardate il video dove spiego
spiego di che cosa si tratta, di quanto, dove spiego i 5 errori commessi dagli operatori di luce e i 3 segreti che se applicati possono risolvere i 5 errori precedenti. Quindi assolutamente è un percorso straordinario, è completo e se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi. Volevo ricordarvi che c'è anche il percorso di come dire, di connessione con gli angeli, quello è online, è scaricabile, quindi se siete interessati contattatemi anche per questo e presto inizieremo i percorsi dal vivo intendo di persona, appena la situazione migliorerà un po' in giro, assolutamente riprenderemo con i corsi dal vivo, con i seminari dal vivo. Io vi saluto, vi abbraccio e vi auguro insomma, questi 14 giorni pieni di gioia, amore, di entusiasmo, connettetevi con l'Arcangelo Michele e tutto andrà per il meglio. Un salutone a tutti, ciao ciao.